Gimoni alla porta, benvenuti in questo nuovo video un po' diverso dal solito. Non sarà un gameplay né un video dove recensisco, tra virgolette, o porto un gioco, ma sarà più che altro un video dove affronto la tematica del retro game. Perché ultimamente, nell'ultimo periodo, soprattutto ho visto cose che mi hanno lasciato perplesse. Siccome sono in questo mondo da 3 anni, per una persona che magari è appena entrata da un mesetto, una settimana, anche due, boh. E per loro questo video potrà essere usato per fare chiarezza su determinati argomenti e su determinate cose, e soprattutto per non essere fregati. Iniziamo subito col precisare che chi entra nel mondo dei retro game dovrà essere conscio del fatto che acquisterà comunque degli oggetti, che siano console, videogiochi, computer, qualsiasi cosa, a un valore nettamente superiore da quello originale. Ma soprattutto chi acquista retro game non si può aspettare in un futuro di poterlo rivendere a un prezzo maggiore, perché il retro game è basato soprattutto dai nostalgici tipo io, che va in giro per le fiere, per i mercatini dell'usato, eccetera, eccetera, va a comprare quel gioco perché gli ricorda la sua infanzia e se lo tiene lì. Se voi andate ad acquistare una console vecchia per poi volerla rivendere a prezzo maggiore, dovete essere consci che probabilmente non succederà, perché questa cosa del retro game in questo momento è una moda, e come moda passerà molto velocemente. Una volta che i nostalgici finiranno e le richieste inizieranno a calare, i prezzi caleranno drasticamente e probabilmente gli oggetti che vi ritrovate ad avere non varranno nulla. Considerate inoltre che nel mentre in questo momento c'è la moda del retro game di PlayStation 1, PlayStation 2, tutte le Nintendo vecchie, il Commodore, il GameCube, tutte queste console qui, per i ragazzini che al giorno d'oggi non li conoscono e quando diventeranno adulti, per loro queste cose non varranno nulla, cioè per loro questo non è retro game, il loro retro game appunto saranno PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation 5, probabilmente quando uscirà, forse la 5 anche no. Quindi è proprio per il fascio d'età che il retro game cambia. Queste cose che noi per ora valgono tantissimo, per loro non varranno nulla. Una cosa che bisogna sapere, che è fondamentale nel retro game, è la rarità del valore che noi andremo a acquistare. Ovvero, se voi trovate un Silent Hill per PlayStation 1 a 50 euro, i 50 euro non saranno il loro valore effettivo. Perché? Perché bisogna andare a vedere effettivamente quanto quel gioco ha venduto in quell'anno. Se quel gioco è stato venduto in migliaia di copie, vuol dire che il gioco non è raro. Quindi il nesso tra il prezzo e la rarità non ha assolutamente senso. Sembra che nel mondo del retro game, invece che valutare un gioco per la sua rarità e quindi metterla a un costo maggiore, venga utilizzato il sistema contrario, ovvero più è famoso più costa. Ed è totalmente sbagliato. Quindi, prima di acquistare un gioco che magari ha un costo molto elevato, informatevi su quanto ha venduto. Un esempio molto molto pratico. Pokémon Platino l'ho visto in vendita dai 60 ai 70 euro usato, neanche fosse sigillato. Ma Pokémon Platino comunque è un gioco molto più recente dei giochi per PlayStation 2 e PlayStation 1, cioè i capelli che hanno. Effettivamente il valore di quel gioco non è di 70 euro, anche perché ha venduto migliaia di copie, è recente, è un gioco del Nintendo DS. In quel caso io vi direi non acquistatelo, abbiate pazienza, perché io avendo avuto pazienza l'ho trovato a 20 euro. A 70 euro io ti do ragione di acquistarlo se fosse sigillato e che la sigillatura fosse tutta integra, non fosse sbeccata in qualche punto, che si è aperta, oppure che la custodia all'interno sia rovinata e tutto. Se è sigillato, perfetto, allora 70 euro forse li può valere, ma non un gioco usato che magari gli mancano i manuali all'interno e tutto. Non abbiate fretta, perché appunto parlando di questa cosa io ho acquistato per un valore di 70 euro la Limited di Shadow of the Colossus per PlayStation 2 con tutte le cartoline ancora sigillata, 70 euro, e ho visto questo gioco qui nella versione base per PlayStation 2 usata al prezzo di 50 euro. Il che, a sto punto, se questa è la Limited sigillata a 70 euro e solo la Limited non sigillata, secondo me dovrebbe comunque scendere di quei 10-20 euro. Comprarlo basilare per la PlayStation 2, per me 50 euro non li vale. Nel retro game la questione di rarità non esiste, perché comunque bene o male tutti i giochi, tutte le cose sono state vendute in migliaia di copie. In questione di rarità ve la posso abbonare solamente nei giochi del Game Boy Advance, ovvero nei Pokémon, che noi da bambini prendevamo la cartuccia, buttavamo via la scatola, la rompevamo e tutto. E quindi in quel caso solo la scatola con il gioco dentro, allora quello può essere relativamente più raro di una cartuccia normale. In quel caso va bene, oppure appunto le edizioni limitate come quella che io vi ho appena mostrato. In quel caso ci sta. Però comunque non dovete andare a prendere un prezzo spropositato. Shadow of the Colossus, che è un gioco che ha venduto tantissimo, tra l'altro, hanno appena fatto il remake un anno fa,
per la PlayStation 4, appunto, ha venduto 1 milione di copie. Se era la versione base a 70 euro, era da dire assolutamente no, perché appunto, come avete potuto vedere, l'ho trovata sigillata edizione limitata a 70. È proprio questo il problema. Bisogna confrontare i vari articoli che si trovano in giro, non acquistare il primo che vi capita a tiro, perché così si sbaglia. E soprattutto, se voi non trovate i giochi in giro né su internet o in fiera o da persone private, non significa che quell'oggetto è raro, perché in quel momento non si trova. Semplicemente chi lo possiede non ha voglia di metterlo in vendita. Mi è successo con Nintendo Dogs, un altro esempio, che cercavo il primo, quello uscito per Nintendo DS, quello verde, con Labrador. Che non si trovasse, non l'ho trovato su internet, su eBay, non l'ho trovato in giro. L'ho trovato in fiera a 30 euro usato. E allora ho detto, aspetta, che 30 euro effettivamente per un gioco del DS, che comunque il DS è abbastanza recentino rispetto a tutti gli altri console, è un po' tanto. E infatti, mezz'ora dopo l'ho trovato a 8 euro in un altro stand. In pratica, la regola del retro game non è rarità uguale valore più alto. È la richiesta, perché se un gioco è rarissimo e nessuno lo cerca, lo potete trovare anche a 5 euro. Quindi bisogna gestirsi bene con i tempi, non andare ad acquistare un gioco che ha valore altissimo solo perché c'è un sacco di richiesta al momento. Io vi consiglio di aspettare, perché tanto non si ha fretta, le copie esistono e ci abbiamo tutta la vita davanti se vogliamo acquistare, quindi il problema non esiste. E aspettate. Magari quando quel gioco non è più richiesto in un determinato periodo, vedrete che ne spuntano un valore nettamente inferiore. Un'altra regola del retro game è che non acquistate per tenere lì se non vi serve. Non fate come me che ho riempito già uno scaffale lì, ho riempito i mobili. Perché può occuparvi spazio e se non siete realmente interessati a tenerli in condizioni maniacali e tutto, non ha senso acquistarli, soprattutto a prezzo alto. Perché considerate che il prezzo di qualsiasi console, di qualsiasi gioco che voi andrete ad acquistare è nettamente più alto del normale. Appunto per questo non bisogna cadere nell'impulso di prendere, tipo un giorno ti svegli, vuoi un gioco, vai su eBay, prendi il primo che ti capita a prezzo alto. No, perché i negozianti o i rivenditori lo sanno e quando loro appunto mettono in vendita quel determinato gioco lì a un prezzo alto è perché sanno che c'è qualcuno che comunque lo andrà ad acquistare d'impulso e facendo così nell'arco del tempo i prezzi andranno sempre ad aumentare di più e questa cosa non va assolutamente bene, non bisogna cascare in queste trappole. Se si trova un gioco a tipo 50-70 euro, informatevi su quanto ha venduto, su quanto è raro per via delle copie vendute. Se vedete un gioco con un prezzo nettamente alto rispetto soprattutto a quelli che si sono visti in passato, fermatevi un attimo, guardate quanto il gioco ha venduto, guardate i venduti di eBay se sono stati comunque venduti a prezzo nettamente minore, perché ho detto migliore? Minore di quello che voi avete visto e valutate. Perché è sbagliato. Se voi andate a comprare d'impulso, che è una trappola fatta apposta dai negoziati proprio per vendere, i prezzi saliranno solamente. Ma soprattutto non prendete il retro game come un investimento, perché probabilmente tutti quei soldi andranno buttati. Se voi pensate di comprare materiale retro game a poco per poi andarlo a rivendere nel tempo, è assolutamente sbagliato, perché appunto i giochi che ci sono adesso che valgono 50 euro, 10 anni fa ne valevano almeno la metà. Ad esempio, Pokémon Diamante che usato si trova a 40 euro, quando uscì costava 40 euro nuovo. È proprio questo il punto che voglio dire, che non bisogna andare a spendere 40 euro per un gioco che effettivamente non li vale. Perché comunque Diamante e Perla, che sono due giochi Pokémon parecchio famosi, sono stati venduti milioni di copie, quindi si troveranno a bizzeffe. Ogni volta dove vado in fiera ce n'è sempre uno. Allora, parliamo adesso della valutazione del materiale retro game, che probabilmente avevo fatto una testa tanto, ma va bene lo stesso. Considerate che tutto il materiale retro game non ha assolutamente un valore, è semplicemente valore soggettivo che una persona dà a quell'oggetto. Quindi non si sa veramente il valore proprio di un oggetto in sé. Cioè, tu puoi prendere una console vecchia PlayStation 1, puoi prendere anche dei videogiochi vecchi e tu non potrai mai sapere effettivamente il valore di quel gioco. L'avrò ripetuto centinaia di volte, ma giusto appunto che la valutazione è soggettiva e se uno mette in vendita un oggetto a quel prezzo non significa che il valore sia quello. E quindi c'è anche la possibilità che nessuno è disposto a pagare quel prezzo lì. Il fatto appunto che i prezzi stanno aumentando è perché la gente acquista e soprattutto si basa su eBay. Su eBay molte cose vengono valutate in modo molto alto rispetto al normale e quando quegli oggetti di quel valore alto vengono venduti, la gente si basa su quello, che è totalmente sbagliato.
Quindi più un oggetto verrà venduto a un prezzo maggiore, più il prezzo aumenterà. Ed è proprio per questo che bisogna evitare di andare a comprare il materiale retro game a prezzi eccessivi. Ovviamente questa sarà la cosa più basilare da sapere, ma più il gioco è rovinato, più ha meno valore. Cioè, non è che se un gioco è tutto bello sigillato 50 € e uno rovinato che fa schifo, che ha la scatola tutta rotta, il CD tutto rigato vale 40. No, non dovete prendere un gioco solamente per il titolo, dovete anche guardare le condizioni, perché è fondamentale. Se voi comprate appunto una scatola sigillata 50 € 60 € quello che è, va benissimo, perché alla fine è il valore di un gioco sigillato che c'ha anche oggi, ad esempio, qualsiasi negozio in giro. Quindi effettivamente ci potrebbe stare, tra virgolette, comunque. Prendetela con le pinze questa cosa. Se un oggetto ha pieghe o è rotto, non lo so, ha perso la copertina, l'etichetta della scatola è rovinata, qualsiasi cosa, comunque qualsiasi difetto visivo che va a rovinare l'estetica dell'oggetto, perde valore, ovviamente più è accentuato più non vale niente. Facendo un appunto su questa cosa, ci sono venditori che vendono cose messe veramente male al prezzo di una cosa messa bene. E non bisogna cadere neanche qui. L'oggetto, le condizioni dell'oggetto, sempre. Non buttatevi sul primo oggetto rovinato a un prezzo spropositato perché pensate di non trovare un altro. Guardate bene le condizioni di quell'oggetto. Ovviamente sono cose di 20 anni fa e che molte non funzionano. Quando un oggetto non funziona, è sotto la metà del valore che ha da funzionante. Se una persona appunto lo aggiusta, tipo prendiamo l'esempio della cassettina di Pokémon, se gli viene cambiata la batteria interna, non è che quel gioco, perché la batteria interna è stata cambiata, allora vale più del gioco originale con la batteria funzionante. No. Quindi se un venditore vi viene da voi e vi dice: "Ah, ma gli ho cambiato la batteria, quindi te lo vendo a 40 €". Se voi andate su eBay a 15 € con una batteria funzionante lo trovate. Quindi se loro vi dicono: "Ah, ma io l'ho sistemato, l'ho restaurato, l'ho messo a posto e tutto", ciò non aumenta il valore. Dovrebbe avere esattamente lo stesso valore. Se voi trovate una PlayStation 1 originale, tutta funzionante, che non è mai stata toccata, che è intatta a 90 € e un altro che vi prende una PlayStation 1 messa tutta a nuovo, eccetera, eccetera, e ve la vende a 120, non acquistatela, andate piuttosto su quella originale a 90 €, perché non è perché una cosa è stata aggiustata, allora vale di più. Diffidate da chi vi dice questa cosa. Ora voglio affrontare un argomento molto delicato che molte persone non capiscono, e ho visto un sacco di persone lamentarsene. Le aste. Chi non sa come funzionano le aste, ascolti questa parte del video, perché se no andrete a buttare i soldi. L'asta si può trovare comunemente sia su eBay che su Facebook che in qualsiasi altro posto. Fanno anche le aste pubbliche che tu dove vai e poi offri col cartellino. L'avete visto sicuramente nei film. Se dovete partecipare a un'asta, innanzitutto mettetevi un budget che non dovete superarlo. Ad esempio, fanno un'asta, che ne so, sulla PlayStation 2 originale sigillata a partenza 20 €. Io mi metto come budget di non spendere più di 100 €. Una volta che le offerte hanno raggiunto comunque i 100 €, che siano le mie, che siano di persone esterne e tutto, io non devo superare quei 100 €. Le aste non vanno prese alla leggera. Inoltre, appena l'asta incomincia, non offrite nulla, perché se voi andate subito ad offrire anche il prezzo minore, proprio il prezzo di partenza base, ci sarà sempre qualcuno che aumenterà l'offerta e vi sorpassa. Quindi a un'asta, per quanto ai venditori appunto non piace, perché giustamente ci vogliono guadagnare, io da acquirente voglio spendere comunque il meno possibile, e l'asta è fatta proprio apposta per cercare di spendere il meno possibile se appunto la gente non la segue. La tecnica dell'asta è andare ad offrire agli ultimi minuti rimanenti. È brutto da dire perché se è seguito da 1000 persone è un casino, però è l'unico modo per non fare aumentare di tanto il prezzo. Perché? Perché molte volte nelle aste, anche se non sembra, se tu vai, che ne so, a rilanciare con 50 € che manca un'ora, ci sarà sempre qualcuno che possa essere l'amico, che possa essere un conoscente e tutto, che collabora appunto con il venditore, di alzarla anche di 5 € per far sì che tu aumenti, così da guadagnarci di più. Ed è per questo il punto che in un'asta bisogna sempre valutare soprattutto quanto si vuole spendere e non superare quel budget, e di offrire alla fine dell'asta. Altro modo di valutazione che potrebbe esservi utile è appunto andare a vedere le inserzioni invendute di eBay.
Perché vi dico questo? Perché se quell'oggetto non è stato venduto alla cifra di 50 euro, si vede che nessuno lo vuole comprare a quel prezzo. Quindi, se voi trovate un altro oggetto allo stesso prezzo, non compratelo. Perché quello si vede che è rimasto fermo lì perché appunto la gente non lo vuole acquistare a quel prezzo. Appunto che non c'è interesse per quell'oggetto principale lì. Un'altra cosa per chi acquista su eBay e che magari ha le prime armi e non lo sa, è che se voi vedete un gioco a 2 euro, guardate la spedizione. Perché molte persone fanno i furbetti, ovvero che mi è capitato più volte di vedere un gioco magari a 7 euro, un gioco sigillato nuovo e tutto, con spedizioni di almeno 70. Non acquistateli. Perché vi dico di non acquistarli? Perché probabilmente quella è una truffa. Ovvero, siccome molti su PayPal andranno comunque a pagare con PayPal. Cazzo ho detto? Perché molta gente su eBay comunque paga con PayPal in modo da essere assicurato. Il problema è che PayPal, nel caso l'oggetto non arrivi, restituisce l'importo di quanto hai pagato, non la spedizione. Quindi in quel caso, se voi andate a acquistare il gioco da 7 euro con spedizione 70, perché o non ci fate caso oppure dite vabbè, è lo stesso, se il gioco non dovesse arrivare, PayPal vi dà solo i 7 euro. Non vi darà i 70 della spedizione. Perché appunto lui copre l'oggetto, il prezzo dell'oggetto, non la spedizione. Un'altra cosa importante quando si acquista da Facebook o su eBay, bisogna stare sempre attenti e sempre usare PayPal. Se il venditore vi viene a dire, ma io PayPal non ce l'ho, voglio che mi fai un bonifico, rifiutate. Perché a meno che quella persona non la conoscete bene, nella maggior parte dei casi è truffa. Quei soldi li perderete per sempre. Un'altra cosa molto importante è che se voi vedete che c'è solo un'immagine di quell'oggetto, chiedete altre foto al venditore perché molto spesso quella foto può essere presa da internet. Se il venditore non vi manda almeno tot foto in più che non ci sono nell'inserzione o un video, probabilmente l'oggetto non è il suo. Probabilmente è una truffa e lui quell'oggetto magari non lo possiede. Molte volte sicuramente vi è capitato di vedere più giochi di eBay avendo la stessa immagine e quindi cercate di non comprare da queste persone. Come ben sapete, all'epoca era famosissima la PlayStation, la modifica alla PlayStation 1, alla PlayStation 2, alla Wii. E quindi, appunto, si masterizzavano i CD per non pagarli a prezzo pieno perché non c'era un codice, non c'era niente. Cioè, sì, in modo che quel gioco fosse collegato alla console, come ad esempio sul PC con Steam, i giochi venivano copiati tantissimo. Invece di pagare 40 euro, il gioco nuovo, ad esempio, lo pagavi 2 e la gente andava. Cioè, usava solo la modifica per giocare ai videogiochi. E bisogna stare molto attenti appunto che in una custodia, che sia originale oppure ristampata, perché esistono anche le ristampe delle custodie, non ci sia il gioco piratato, che non vale assolutamente niente. Oltre su eBay bisogna guardare assolutamente la descrizione, perché molte persone ti scrivono nuovo e poi nella descrizione sotto nascosta, che di solito non legge nessuno, ti dice che presenta tot difetti o magari che non funziona. Soprattutto bisogna guardare il feedback positivo che ha una persona. Se una persona è dal 99% in su, i problemi non esistono, ma se già una persona ha il 67% del feedback positivo, due domande io già me le farei, cioè ci starei decisamente più attente, prenderei l'inserzione con le pinze. Perché ho voluto fare questo video? Spero che non sia venuto troppo lungo. Perché appunto nell'ultimo periodo ho visto giochi messi a prezzi spropositati e sinceramente questa cosa mi ha lasciato perplessa perché appunto io che sono appassionata di retro game non mi posso permettere di spendere 70 euro al gioco quando effettivamente non vale quella cifra lì. Il problema è appunto che in questo momento i prezzi sono fuori controllo e se dovete acquistare fatelo cercando di spendere il meno possibile senza fretta. Il mio consiglio, che è quello che sto facendo io e che molti mi criticano perché evidentemente non gli sta bene, è farlo notare. Se voi vedete su Facebook un'inserzione dove vedete un gioco nettamente superiore al valore che ha, e un esempio pratico, ho visto un Pokémon Perla scatolina messa in una busta di plastica, neanche né proprio in quelle fatte apposta per proteggere il gioco a 25 euro, l'ho pagato 20 là con la scatola manuale e tutto. Fatelo notare, scrivete nei commenti che magari quel gioco voi lo avete trovato a meno, così che la gente non lo acquista, che stia attenta, perché molte persone queste cose non le sanno. E quindi è giusto
farlo notare, per quanto poi il venditore vi si possa incazzare contro, perché nella maggior parte dei casi si incazza, non ci puoi far niente perché giustamente lui ci vuole guadagnare, non significa che sia corretto nel confronto degli altri, perché appunto magari uno non conosce come funziona questo mondo e ci casca e va a finire che butta via i soldi, cioè butta via, ad esempio in questo caso del caso di prima di Platino, che io l'ho preso a 20, butterebbe 50 euro che potrebbe spendere benissimo in qualcos'altro. Ovviamente questo video era fatto solamente per cercare di aiutare le persone che sono appena entrate in questo mondo, ma ricordate che il prezzo giusto da pagare per ogni gioco console che voi andrete ad acquistare è quello che voi pensate che sia giusto. Quindi voi prendete, cioè non è che prendete con le pinze quello che ho detto, usatelo come insegnamento. Se io ad esempio dico che un gioco ha quel valore lì, non è detto che altre persone dicano che abbia quel valore lì. Quindi voi fatevi un'idea del prezzo che quel gioco potrebbe valere e non andate a spendere di più di quello che pensate. Se io, ad esempio, i giochi Pokémon penso che valgano massimo 25 euro con scatole manuali, non andrò mai a comprare un gioco a 25 euro che non ha nulla e c'è solo la cassettina. Usate questo esempio come metodo per, uno, risparmiare un sacco di soldi, perché alla fine non ha senso buttare via tanti soldi. Due, per migliorare il mercato del retro game, che in questo momento è fuori controllo per i prezzi. Tre, perché è giusto che effettivamente il valore del retro game è soggettivo. Se per voi ha quel valore lì, voi non vi dovete abbassare al valore che danno gli altri. Spero che questo video vi sia piaciuto, è un po' diverso dal solito, forse anche un po' troppo lungo, però ci tenevo tanto a fare chiarezza su sta cosa. Siccome a me piace un sacco il mondo del retro game e vedo prezzi spropositati, che non me ne capacito nemmeno io come possa essere, spero che possa esservi d'aiuto, almeno anche per quelli che ci vogliono entrare. Quindi mi raccomando, se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un commento, un mi piace e soprattutto seguimi su Instagram, ti lascio il link in descrizione, come in ogni video dove sono molto molto più attiva e cerco anche di tenere conversazioni molte volte perché mi piace parlare, si è visto. E ci vediamo al prossimo video. Digimoni, passo e chiudo.